fatto. Visto che prima appunto ha presentato il tutto, il suo compito, il suo incarico in questa mostra. Ma il mio incarico è stato quello di organizzare la mostra dedicata a Daniel Spoerri e al Nouveau Realisme. Daniel Spoerri è un artista che ha fatto parte di questo gruppo, è stato tra i firmatari del manifesto nel 1960 e ci sono una quarantina di opere realizzate da lui che illustrano tutto il suo percorso. Unite a queste ci sono altre 12 opere di artisti che hanno fatto parte del gruppo del Nouveau Realisme, i Nouveau Realisti, tra cui Armand, Jacques Villeglé, Heinz, Rotella e César, che anche loro evidenziano quello che è stato il movimento che è nato negli anni 60 e poi tutta la sua evoluzione negli anni. Quindi è un gruppo, il Nouveau Realisme, che è stato di grande importanza perché insieme al gruppo dell'arte povera negli anni 60 a livello europeo è stato il movimento che ha tenuto testa alla pop art americana. Io la ringrazio di tutto e buon lavoro. Buonasera, sono Paola Alemanno, ex sindaco, consigliere regionale. Ho visto il suo intervento e comunque negli anni passati ho visto che insomma lei naturalmente in collaborazione con la fondazione e tutto il resto avete già fatto un buon lavoro, visto che quest'anno la mostra, diciamo, al 20° anno, giusto? E cosa ci può ancora dire oltre a quello che ha detto già sopra? Grazie. Posso ribadire che guardando a questo evento nella sua scala regionale, su scala anche torinese, si apprezza proprio di questo evento la dimensione quanti-qualitativa. Cioè vedo molte mostre in giro che si concentrano su un personaggio che può essere anche evidentemente il più importante in quel momento, ma intorno non c'è la rete, non c'è il contesto, non si semina. Direi che questa mostra ha la caratteristica di essere molto attrattiva per decine di giovani artisti e serve a lanciare, serve proprio a fare un percorso, e quindi direi che come evento ha sicuramente delle valenze che ne fanno un unico, un qualcosa di assolutamente originale. Thank you.
Siamo qui con il presidente della Fondazione Amleto Bertoni, giusto? Signor Falde. Enrico Falde, sì. Enrico. Sì. Andiamo così. Cosa mi puoi dire di questa bella mostra? Perché il giro adesso l'abbiamo fatto. Il giro l'abbiamo fatto adesso. Cosa mi puoi dire di... Ma questa mostra è, diciamo, un fiore all'occhiello per la città di Saluzzo. Ormai siamo arrivati alla 20ª edizione, questa è la prima che io organizzo da presidente. Devo dire che è una mostra che già un mese fa ha fatto il sold out di artisti, quindi abbiamo riempito tutti i nostri 2600 metri quadri di spazi espositivi con una qualità direi molto buona. E quindi siamo molto contenti di questa 20ª edizione. Anche stasera l'inaugurazione è molto partecipata, di qualità, e quindi ecco, crediamo fermamente in Saluzzo Arte, e Saluzzo Arte ci ha dato delle grandi soddisfazioni quest'anno. Farvi i migliori auguri di un buon proseguimento per la vostra fondazione e per quanto riguarda l'arte a Saluzzo. Sì, grazie, accetto gli auguri volentieri. Sì, i nostri spazi espositivi sono molto belli, tra l'altro ci stiamo lavorando per renderli ancora più belli, anche perché al di là delle mostre che organizziamo noi possono essere un'occasione anche per esterni che, valutandoli, possano sceglierli come spazi espositivi per le loro iniziative. Ma da Torino a Saluzzo, ma una gita insostenibile. Proprio complimenti. Ore ho già fatto il giro. Tutto bene? Ti ringrazio. Cos'hai da dirmi? Ma innanzitutto sono contento che siete venuti e mi fa un grande onore e un grande piacere. Poi volevo appunto fare anche due parole per questa bella Saluzzo Arte, perché ogni anno, anzi quest'anno la trovo particolarmente interessante. Non perché ci sono io, per carità, ma però come allestimento, e poi c'è appunto Rotella, c'è Spoeri, insomma è una bella mostra, e quindi grazie a voi che siete intervenuti come al solito. Ma grazie per l'invito, arte e quindi dipinti e le varie opere, no? Quindi ti sei miscelato. Sì, perché in realtà... Come hai dribblato, ho detto, no? Ho dribblato. Io ho inizio con la pittura, poi passo alla musica e poi sono ritornato nella pittura dopo le Isole Tonga, dopo il Maurizio Costanzo. Ho cercato, come vedi, di buttare in piedi delle tecniche basate sul riciclaggio, sulla sabbia, su materiali poveri, e quindi ho riniziato la pittura. Ti faccio i miei migliori auguri, bravo, buon proseguimento Graziano. Vi ringrazio tantissimo. Graziano Rei, e gli do del tuo perché... di questa mostra? Beh, mi sembra una, adesso non l'ho ancora vista tutta, ma mi sembra molto molto bella, ed è molto bello che a fianco ad artisti affermati
ci siano tante proposte nuove e credo sia un bel investimento, un'occasione importante per quegli artisti che hanno la voglia e la possibilità di partecipare. Continuiamo il percorso, allora, l'inizio, visto che è buono, sì. Buon proseguimento, onorevole. Grazie, grazie. Cassa di Risparmio di Cuneo, dottor Falco, la ringrazio soprattutto appunto perché è intervenuto in questo, mi sono reso conto che insomma la fondazione partecipa a questo premio dell'arte di Saluzzo. Cosa da dirmi? Beh, noi siamo vicini a questa iniziativa ormai da molti anni. Per noi è questo territorio qua è un territorio fuori dalle nostre zone tradizionali di influenza, però durante l'anno facciamo un po' di interventi anche nel saluzzese, nel savignanese, nel braidese, insomma fuori dalle aree Alba Cuneo Mondovisio, su cui la fondazione in modo particolare insiste. Questa è un'iniziativa che abbiamo battezzato tanti anni fa, sulla quale mettiamo una cifra importante. Credo che grazie alla Fondazione questa iniziativa riesca a continuare. Io manifesto, faccio congratulazioni a chi cura in maniera disinteressata una mostra di questo genere, che ha sicuramente vede del tempo per la sua preparazione e che avvicina cittadini all'arte, magari cittadini che durante l'anno non è che si occupano in modo particolare o siano attenti all'arte, in questo caso contemporanea. Quindi è un'iniziativa culturale utile, perché comunque una comunità è fatta sì di economia, è fatta sì di sociale, ma è fatta anche di cultura. E la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo investe una cifra importante anche nell'ambito culturale. Signor Sindaco, cosa mi dice? Ma, tanto vi ringrazio per i complimenti, sempre graditi. No, ma Saluzzo, giustamente, essendo una città d'arte con una storia millenaria alle spalle, un centro storico particolarmente ricco di emergenze architettoniche che richiamano al Marchesato, rimandano al Marchesato, non può non avere un'attività nel settore artistico e culturale di livello. Quindi complimenti alla Fondazione Bertoni, che per l'ennesimo anno riesce ad allestire una mostra di arte contemporanea molto interessante, che rispetto a una mostra tradizionale è molto tarata sui giovani, e quindi è un trampolino di lancio verso, anche auspichiamo, glielo auguriamo, successi commerciali meritati per i giovani che espongono a Saluzzo Arte.